diverso, cioè la visione provincialista di chi che pensa che ci sia un confine, che è quello che viene chiamato coitalia, e invece noi siamo proiettati verso il mondo, come lo sono sempre stati i Veneti, che sono sempre stati proiettati verso il mondo. Ecco, questa è la differenza intanto che c'è nel nostro partito, nel nostro progetto. Adesso voi avete visto che c'era sulla vostra sedia il percorso legale per la completa indipendenza politica del Veneto, che è un libretto molto chiaro, che poi riassume gli interventi anche un pochino di questa sera e i concetti base. Ci teniamo a che lo portiate via, che lo portiate a casa, che lo leggiate, che vi meditiate sopra, perché tanti pregiudizi ci sono in giro su questo argomento, ma così tante risposte alle domande che chiedono tutti. Molto volentieri adesso vi presento il professor Lodovico Pizzati, segretario politico di Veneto Stato, è un autorevole economista, docente universitario prestigiosi Atenei, in Veneto all'estero, siamo internazionali, non c'è per paura se è uno degli altri, anche se ha tutti questi titoli, una carriera internazionale, ma è uno di noi, vive a Venezia e ci spiegherà come 20 miliardi di euro da dati dell'Agenzia delle Entrate, non sono dati che ci siamo inventati noi, giusto? Sto dicendo qualcosa di sbagliato, no? Una media di 20 miliardi di euro in più vengono dati dai venti, così, uso vergine, come si dice, al resto dell'Italia, così, cioè. Ecco, e non vengono restituiti né in beni né in servizi. E questo perché lavoriamo tanto, se siamo tanto questa mattina, se abbiamo tanto da fare, se siamo impegnati, tantissimi, tantissimo uomini, donne, intere famiglie a fare tutto bello, tutto bene, tutto per il bene del Veneto. Basta guardare il vostro paese, Brugine e Campagnola, e per capire quanto è cresciuto nel tempo, non è il paese di 50-60 anni fa. Che benessere c'è adesso, quanto da Dio lavorare su sto paese per avere sto benessere, da mattina presto più a sera tardi, perché non regalerà niente nessuno, in compenso ti porta via tutti i giorni qualcosa. Grazie, allora cedo la parola a Lodovico Pizzati. Provo a parlare a voce alta, così visto mi sta di fronte la cattedra che Adrio. E mi allaccio subito al discorso che ha fatto Gianluca. Gianluca ha esposto in maniera molto chiara perché se è matematicamente possibile cercare una soluzione alla ingiustizia fiscale che subiamo ogni giorno, ogni anno allo Stato italiano, cioè lo Stato italiano è irriformabile, è impossibile avere una maggioranza nel Parlamento italiano per avere una parte delle nostre risorse indietro, come è giusto che ci spetta. E la seconda cosa che ha sottolineato è che esiste un percorso molto chiaro, fatto da altri Stati, che non richiede una maggioranza nel Parlamento italiano, ma basta una maggioranza di 20. Quindi è molto più ambizioso perché si parla di avere il 100% delle nostre risorse, ma è molto più facile da ottenere avere una maggioranza solo con il Veneto che una maggioranza di 60 milioni di italiani. Quindi abbiamo un diritto riconosciuto dalla comunità internazionale per fare questo percorso. Non dobbiamo chiedere permesso a Roma, sta solo a noi farlo. Abbiamo questo diritto. Io voglio parlarvi anche di un'altra cosa, non è solo un diritto, è anche un dovere, perché l'ingiustizia fiscale che subiamo ogni anno, da decenni, non si è mai vista nella storia, non si è mai vista nella storia. Io quando parlo con qualche collega straniero che non conosce la realtà qua, gli dico, ma sapete che noi paghiamo una settantina di miliardi di euro di tasse e che vengono gestiti solo qua nella regione, tra regione, province, comuni, sono solo 15 miliardi.
non mi credono, perché non è possibile che esista ancora uno Stato così centralista come lo è tuttora l'Italia. Oppure anche mettendo in conto tutti i servizi centralizzati dallo Stato italiano, le pensioni, la sanità, la viabilità, la difesa, mettiamoci dentro tutto, okay, oltre 15 miliardi gestiti qua in Veneto, aggiungici altri 35 miliardi. Questo è il servizio che dà lo Stato italiano direttamente ai cittadini. Non sono numeri che mi invento io, sono numeri del Ministero del Tesoro, c'è un dato che si chiama conti pubblici territoriali, varia ogni anno logicamente, però dati dello Stato italiano sono che noi paghiamo mediamente ogni anno 70 miliardi di euro di tasse e ogni anno al massimo ci torna indietro come servizi 50 miliardi, cioè mancano ogni anno 20 miliardi per una popolazione di 5 milioni di abitanti. Nemmeno le colonie africane venivano sfruttate così. Tanto per darvi un'idea delle dimensioni di questi numeri, 20 miliardi per una popolazione di 5 milioni di abitanti sono 4.000 euro a testa. Non solo per i lavoratori, tutti dai bambini piccoli e bisnonni. 4.000 euro a testa, solo dentro questa stanza qua, siamo un centinaio, 400.000 euro all'anno solo dentro questa stanza qua, che è il pizzo che paghiamo per essere uno Stato italiano, che sono o tasse in più o servizi in meno, perché paghiamo un livello di tasse scandinavo, cioè dopo l'ultima manovra fatta l'anno scorso abbiamo un livello di tasse più alto al mondo, quindi come la Svezia, come la Danimarca, ma perlomeno quegli stati pagano tante tasse ma ricevono un sacco di servizi. Noi invece i servizi che riceviamo sono da... c'è un divario enorme, non esiste un divario di queste dimensioni nel mondo o nella storia, e neanche le colonie africane subivano questo. 4.000 euro a testa per una famiglia di due genitori e due bambini sono 16.000 euro all'anno, in 10 anni sono 160.000 euro. Ogni 10 anni una famiglia veneta gli regala un appartamento allo Stato italiano. Queste sono le dimensioni delle ingiustizie che subiamo. Ma anche dal punto di vista, adesso sono usciti dati anche l'altro giorno nei giornali, però erano dati che continuavano a ripetere, che gli stipendi qua in Veneto, nello Stato italiano, cioè, sono più bassi dell'Europa occidentale. Cioè un impiegato, un operaio prende 1.100 euro al mese, lo stesso operaio impiegato alla ditta gli costa 2.700 euro. Da una parte abbiamo il netto che è più basso dell'Europa occidentale, dall'altra abbiamo il lordo, il costo del lavoro, che è più alto dell'Europa occidentale. Cioè, per assumere uno la ditta gli tocca pagare 2.700. E dopo c'è qualcosa di mezzo e quell'operaio, quell'impiegato gli arriva a 1.100. C'è un parassita di mezzo. C'è un parassita di mezzo che soffre la nostra economia, perché non solo ci costringe alla povertà, perché credo sia praticamente impossibile vivere con 1.100 euro al mese. Purtroppo abbiamo un network di sostegno, famiglia, nonni, eccetera, eccetera, e allora riusciamo a tirare avanti riducendo la nostra capitale. Però è impossibile vivere con questo livello, per quello ci stiamo impoverendo. Dall'altra parte, dal punto di vista aziendale, siamo soffocati perché non possiamo competere nel mondo. Non possiamo competere nel mondo con un costo del lavoro così alto. Ma non parlo di Cina e India. Ci sono ditte che vanno in Svizzera, che vanno in Austria, che vanno in Slovenia, perché hanno un costo del lavoro più basso. Quindi, liberarci da questo parassita che si chiama lo Stato italiano serve anche per diminuire il costo del lavoro. Così le aziende possono assumere più gente e questa gente può lavorare anche di meno e guadagnare di più. E li abbiamo fatti anche questi calcoli, perché quei 20 miliardi all'anno, diciamo domani, la maggioranza di Veneti vuole l'indipendenza, quei 20 miliardi all'anno, l'anno prossimo abbiamo Alessio Morosini, Presidente della Repubblica Veneta, e si trova un surplus di 20 miliardi all'anno. Ma mica facile spendere tutti,
cioè 20 miliardi all'anno abbiamo trovato, adesso ci troviamo invece del deficit e tutto, dobbiamo spendere 20 miliardi all'anno. Allora, vabbè, abbiamo le tasse più alte al mondo, allora abbassi le tasse, metti lì per il 20% e lì, vabbè, qualche miliardo parte via. La l'IVA no, al 20%, portiamola giù al 10-15%, contributi sociali abbassi, accise sulla benzina, via, bolli sull'auto, via, tutti i bolli nei conti bancari, tutti quei balzelli vari che ci sono dappertutto, che neanche ci rendiamo conto, via tutto. Non riusciamo a far fuori tutti quei 20 miliardi, ci rimangono 7-8 miliardi, allora aumenta, abbiamo messo anche nel libretto, sono tutti i calcoli fatti in dettaglio, aumenta la spesa sulla sanità, invece di spendere 10 miliardi sulla sanità, spendine 13, speriamo anche spesi bene, non buttati via in appalti, però spesi, aumenta lo stipendio di infermieri e dottori che sono più sottopagati ad Europa, aumenta gli investimenti sull'istruzione, basta i bambini che devono portare il sapone, la carta igienica a scuola, insegnanti pagate meglio, abbiamo un problema della sicurezza, investiamo sulla sicurezza 20% in più per pagare, per avere più poliziotti se quello è il nostro problema. Cioè potremmo veramente, sembra quasi uno slogan, meno tasse più servizi, però è così perché se hai tutte queste risorse dall'indipendenza abbiamo la possibilità di veramente migliorare il nostro benessere, la nostra qualità di vita. Sono numeri che ci appartengono perché sono le risorse create dal nostro lavoro ed è il nostro dovere riscattare queste risorse. È il nostro dovere non solo per noi stessi, per il nostro benessere, ma anche per i nostri figli, perché non vivere in uno stato come quello italiano, che è un elefante ottocentesco, non è più snello, non è efficiente per il mondo in cui viviamo adesso. Basta pensare alle aziende che competono in tutto il mondo. C'è una differenza se un'azienda è in Danimarca, che ha 5 milioni di abitanti, come ho detto, o è in Germania, che ne ha 80 milioni. No, perché i confini commerciali di quell'azienda sono al mondo intero. No, non ha alcun senso far parte di uno Stato grande se il servizio che quello Stato ti dà è inefficiente. Non ha alcun senso. Guardiamo la Finlandia, 5 milioni di abitanti, domina il mercato dei cellulari, hanno Nokia. Svezia, 10 milioni di abitanti. Le dimensioni dello Stato non ti danno più potere economico. Se siamo tutti, che siamo stato piccolo, stato grande, viviamo nell'Unione Europea, viviamo in un mondo globale, quindi il nostro mercato è il mondo intero. E abbiamo solo dei costi a vivere in uno Stato grande che è distante dal cittadino. Quindi abbiamo il diritto per farlo, abbiamo il dovere di farlo, abbiamo il dovere per il bene nostro e dei nostri figli. E la cosa più importante, abbiamo il potere di farlo. Perché non dobbiamo chiedere permesso a nessuno. Se noi stiamo subendo un'ingiustizia, non verrà nessuno a salvarci. Non verrà nessuno a dire, oh poverino, paghi troppo di tasse, allora no. Cioè sta a noi stessi essere maturi e meritarci un veneto Stato indipendente. Sta a noi stessi agire. I veneti lo vogliono perché abbiamo fatto questo sondaggio, ha pubblicato la Gazzettina, un sondaggio scientifico con un margine d'errore solo dell'1,5%, quindi non è più questione di convinciamo i veneti che conviene. I veneti, neanche sanno la maggioranza dei veneti che c'è un percorso legale per farlo. Lo vogliono, il 53% dei veneti vuole l'indipendenza, vuole un riscatto, vuole liberarsi da uno Stato che gli crea ingiustizie non solo del livello economico ma anche a livello sociale, parlando di giustizia, di burocrazia, eccetera, eccetera. Abbiamo l'occasione di partire da zero, avere uno Stato fatto di dimensione veneta. Lo abbiamo avuto per 1100 anni con la Serenissima, è stato un gioiello, un esempio per tutto il mondo, quindi abbiamo le capacità per farlo e dobbiamo farlo, abbiamo il diritto di farlo, abbiamo il dovere di farlo
e abbiamo il potere di farlo. Grazie.